Il Cremlino a Mosca. Dietro queste mura regna un despota sanguinario, Iosif Vissarionovich Stalin. Milioni di persone deportate in Siberia o uccise perché Stalin le ha dichiarate nemiche dell'Unione Sovietica. 30 anni di terrore. Poi, il 5 marzo 1953, l'uomo d'acciaio muore. Il popolo piange il semidio della tirannide rossa, uno dei più efferati assassini di massa del XX secolo. E al tiranno Stalin è dedicata la seconda delle tre puntate sul dittatore sovietico. Le drammatiche testimonianze di ex deportati nei terribili gulag e campi di lavoro nei quali sono stati puniti e uccisi milioni di cittadini della Russia del socialismo reale. Il racconto di ex agenti della polizia politica staliniana sui metodi implacabili di persecuzione e di tortura per estorcere confessione di colpe e di delitti spesso non commessi. E ancora la interminabile catena di processi farsa del pubblico ministero Andrei Vyshinsky ai nemici interni al Partito Comunista fino all'assassinio nell'esilio messicano del nemico numero uno di Stalin, Trotsky. Un viaggio nella spietata macchina di potere con la quale Stalin ha tenuto in pugno l'intera Unione Sovietica. Nel 1924, invece, il va pianto lui, Vladimir Ilyich Lenin, l'uomo che ha sprofondato la Russia nella dittatura rossa. A vegliare la sua salma i vecchi compagni di lotta. Un senso di unità esibito con ostentazione, anche da Stalin. Provavamo tutti dolore, profonda commozione, cordoglio. Perché con Lenin se ne andava veramente un grande uomo. Per giunta nessuno sapeva cosa sarebbe successo, come saremmo potuti andare avanti. In quest'ora di incertezza e di paura è Stalin che conquista di prepotenza il centro della scena. Invece di un'orazione funebre, Stalin pronuncia un giuramento strappalacrime. E il cinema di propaganda provvederà a renderlo ancora più enfatico. Nel prendere congedo da noi, il compagno Lenin ci ha lasciato un testamento spirituale: rafforzare il più possibile l'unione tra contadini e operai. Noi ti giuriamo, compagno Lenin, che esaudiremo la tua volontà. Ci si rivolge a Lenin non come a un comune mortale, ma come ad un profeta. Nasce il culto di Lenin, un culto che in breve tempo assumerà proporzioni gigantesche. È una mossa ben calcolata. Il suo obiettivo è chiaro: far sì che il popolo provi per lui la stessa venerazione che ha per Lenin. A questo scopo, Stalin decide di non seppellire Lenin come un politico qualunque. Al contrario, fa erigere in suo onore un mausoleo nel cuore del potere sovietico, ai piedi del Cremlino. La salma di Lenin viene imbalsamata. Le spoglie mortali devono essere conservate, una divinità immortale per la rivoluzione comunista. 13° congresso del partito, il primo senza Lenin.
Stalin si autocelebra come unico erede legittimo di Lenin. Ma all'improvviso la vedova di Lenin, Nadia Krupskaya, esibisce il suo testamento. Lenin definisce Stalin un uomo rozzo e ne chiede l'allontanamento, mentre elogia in modo inequivocabile il vecchio compagno di lotta Trotsky. Ora Stalin sa di doversi giocare il tutto per tutto, la sua mossa, presentare le dimissioni. La questione era semplice. Chi comanda, Stalin o Trotsky? La maggioranza temeva Trotsky e le sue posizioni estremiste e quindi votò per quello che riteneva essere il male minore. Il congresso del partito ignora il testamento di Lenin. Anziché essere silurato, Stalin viene acclamato. I funerali di Felix Dzerzhinsky, il primo capo dei servizi segreti sovietici. Ma il lutto è solo una maschera. Dietro le quinte, i due rivali, Trotsky e Stalin, combattono una feroce lotta per il potere. È l'ultima volta che compaiono insieme in pubblico. Erano tutti uomini molto quadrati e schietti, tutti meno Stalin. Lui era senza carattere, subdolo. Si comportava sempre come un gran visir, scaltro e calcolatore. Nel 1928 il suo rivale viene messo fuori gioco. La vendetta di Stalin è umiliante. In catene, Trotsky viene caricato su un treno che lo porta in esilio. Per volere di Stalin, il nome di Trotsky divenne sinonimo dell'idea di tradimento. Bollando in toto i trotskisti come nemici dello Stato, Stalin tentava di sviare l'attenzione dalle sue responsabilità personali per la disastrosa situazione economica del paese, i tanti incidenti che avvenivano nelle fabbriche e il fallimento generale della sua politica. I trotskisti erano un capro espiatorio perfetto. Il tiranno plasma il sistema a sua immagine. Chi è contrario viene ridotto al silenzio. Nessuno osa criticarlo apertamente. Stalin trasforma la dittatura del partito unico nella dittatura di un solo uomo. Ora si tratta di imporre la sua volontà a tutto il popolo. La soluzione, il piano quinquennale per diventare un paese industriale. Un progetto colossale pione sovietica in una macchina da guerra della rivoluzione mondiale. Su lande un tempo desolate sorgono gigantesche centrali elettriche. Forniscono di energia i nuovi centri industriali come Magnitogorsk, la più grande acciaieria d'Europa. Anche nel settore dei trasporti gli obiettivi non sono meno ambiziosi. Una nuova rete ferroviaria collega i neonati centri industriali, spesso distanti tra loro migliaia di chilometri. Stalin intanto ordina il riarmo dell'Armata Rossa. Deve diventare la più forte del mondo. È l'atto di nascita della potenza sovietica. Dalle fabbriche di armamenti escono modernissimi carri armati. Anche nell'aeronautica militare l'Unione Sovietica si mette al passo con le nazioni più avanzate. Molti cittadini sovietici non solo tollerano la rivoluzione dall'alto di Stalin, ma la condividono con entusiasmo. In quel periodo eravamo convinti, mi riferisco ad amici e colleghi di lavoro, che Stalin fosse uno statista geniale, uno che non sbagliava mai, uno che dal nulla stava trasformando il nostro paese in una potenza mondiale. Lo paragonavamo a Pietro il Grande. Solo pochi conoscono la vera personalità che si cela dietro la maschera del benevolo padre della patria. Stalin era un attore nato, uno che per di più non aveva la minima idea di cosa fossero l'onore, la coscienza, i diritti umani, l'umanità. Erano tutti concetti a lui sconosciuti. Il dominio di Stalin si basa sulla sottomissione totale. Conta solo la sua volontà, una volontà che non ammette concorrenti e che ha un nemico in particolare, la Chiesa russa ortodossa. Per
Per milioni di cittadini sovietici è l'unica alternativa alla fede senza anima del comunismo. Da principio la tirannia di Stalin si appunta proprio contro di loro, i pope. I fedeli devono affidarsi non a questa icona, ma a quest'altra. Ai religiosi tagliavano la testa, li facevano morire assiderati nel ghiaccio. Li sbattevano in prigione, li seppellivano vivi o li giustiziavano a centinaia, a migliaia, alle porte di Mosca. Sono innumerevoli i campi pieni delle ossa dei rappresentanti del clero russo. Stalin ha un'idea precisa in mente. Tempo 5 anni e Dio non ci sarà più. Molti luoghi di culto vengono fatti saltare in aria o depredati dallo Stato dei loro simboli. Punta di diamante nella lotta contro la Chiesa è la cosiddetta Lega dei Senza Dio, composta in gran parte da giovani che credono alla nuova dottrina stalinista e dei quali il dittatore si serve senza scrupoli anche per un'altra grande offensiva, la collettivizzazione forzata. La Russia all'inizio degli anni 30. Un paese agricolo arretrato, con la maggior parte della popolazione composta da contadini. È soprattutto nelle campagne che sopravvivono le forme di vita pre-rivoluzionarie. La sussistenza viene garantita dai prodotti che vengono da piccole fattorie o da botteghe artigiane, poi venduti o scambiati nei mercati locali. Nel 1930 tutto questo finisce. Il dittatore ordina la statalizzazione dell'agricoltura. Un atto di violenza, il primo dei tanti che Stalin commetterà contro il suo stesso popolo. Un solo tratto di penna sconvolge l'esistenza di 4/5 della popolazione. Dovemmo consegnare tutto quello che apparteneva alla nostra fattoria. Non ci lasciarono niente. L'ordine era tassativo. Tutto ai kolkhoz. No, perché Stalin avesse dato un ordine del genere. Significava annientare milioni di persone. Il processo di collettivizzazione stalinista segue una logica cinica ed inesorabile. L'industrializzazione del paese assorbe enormi risorse economiche che devono essere prodotte da cooperative di dimensioni mai viste. Sostiene Stalin. Le fattorie sono talmente microscopiche che non riescono a produrre nemmeno una gallina. I contadini si oppongono. I raccolti non vengono più consegnati. E il tiranno non esita ad intervenire. Dal Cremlino ordina un attacco frontale contro la popolazione rurale. Le campagne sono teatro di un'ondata di brutali requisizioni. La polizia segreta deve scovare e confiscare tutte le scorte alimentari. A questo scopo Stalin ha bisogno di funzionari specializzati. Uomini come Kuzma Petrenko. Mandarono noi, ci dettero un paio di cavalli, un carretto o, se era inverno, una slitta. E cominciavamo a battere le campagne. Iniziamo a perquisire con grande determinazione tutte le fattorie e le cascine, una dopo l'altra. I funzionari della commissione confische arrivarono e si portarono via tutto. Non c'era nemmeno da provare a nascondere qualcosa. Rovesciavano tutto, setacciavano ogni angolo. Facemmo vedere il documento che ci aveva dato il consiglio del villaggio. C'era scritto quanto frumento doveva consegnare ogni fattoria. La mamma si era tenuta un sacchetto di farina. Le portarono via anche quello. Ci derubarono di tutto,
La mamma li implorava in ginocchio, piangeva, diceva che i bambini dovevano pur mangiare qualcosa, ma a loro non importava. Non avevano un briciolo di umanità. Noi bambini cominciamo a conoscere la morte strisciante. I volenterosi carnefici di Stalin, senza pietà, senza scrupoli. Gli ordini di Stalin erano legge. Erano Vangelo. Noi credevamo in lui e quindi eseguivamo i suoi ordini alla lettera. I contadini vengono privati di tutti i loro diritti, ma Stalin non è ancora soddisfatto. Fu diramato un nuovo editto. Il progetto di collettivizzazione richiede l'annientamento della classe sociale dei culachi. La propaganda definisce i contadini più agiati nemici del popolo. In realtà è il dittatore a considerarli suoi nemici. È così, del resto, che governa un tiranno. Stalin fa deportare centinaia di migliaia di culachi in Siberia. Mio padre tornava sempre tardi dal lavoro, ma io restavo in piedi ad aspettarlo perché così mi raccontava una favola. Una sera bussarono alla porta. Erano agenti segreti dell'NKVD. Mentre mio padre mi raccontava la favola della buonanotte, quelli misero la casa sottosopra. E poi arrestarono mio padre. Prima che lo portassero via, feci in tempo a dirmi: tornerò, non ho fatto niente, te la finisco dopo la favola. Ma la fine di quella storia non me l'ha più raccontata. Con la collettivizzazione forzata si apre anche la grande stagione dei gulag. Solovki, un'isola nel Mar Bianco. La madre di tutti i lager, cellula germinale dello sterminato arcipelago Gulag. A partire dal 1922 è qui che vengono spediti gli avversoviet. Il campo di concentramento sovietico. Il Cremlino lo definisce un istituto di rieducazione. All'epoca l'obiettivo era la correzione e la rieducazione del detenuto, il quale dopo poteva anche tornare dal lager e diventare un cittadino sovietico come gli altri, che lavorava, che gridava «Viva Stalin!» e così via. Poi però, negli anni 30, subentrò un'altra filosofia, una sorta di vendetta della società sovietica contro quelli che erano considerati dei delinquenti. È la vendetta del tiranno. Lavoro coatto, clima inclemente e razioni da fame. I servi della gleba sono solo uno strumento per lo sviluppo industriale del paese. L'errore di fondo è stato credere che un obiettivo tanto ambizioso giustificasse qualsiasi mezzo. Che la costruzione del socialismo valesse qualunque sacrificio in termini di vite umane. Uno dopo l'altro sorgono nuovi lager. Vengono costruiti ovunque sia necessario l'impiego di massa di detenuti. L'enorme materiale umano disponibile spinge Stalin a concepire progetti sempre più arditi ed ambiziosi. Lavoro forzato, ma pur sempre lavoro a cottimo. Il ritmo lavorativo è scandito a suon di tamburo e tromba dall'orchestrina del lager. Lo devono seguire tutti, chi lavora con la pala, chi con il martello o con la carriola. L'uomo si abitua a tutto, è così. E l'abitudine faceva parte del sistema.
Anche se non avevi mai tenuto in mano una palla, la prendevi e ti abituavi subito a fare quello che ti costringevano a fare. Certo, capitava anche che qualcuno ci lasciasse la pelle, questo sicuramente. Ma è così che va la vita. Il canale che unisce il Baltico al Mar Bianco, realizzato al tempo record di 19 mesi. Ma c'è un errore di costruzione. Il canale è troppo poco profondo e per 6 mesi l'anno è inutilizzabile a causa del ghiaccio. Commenta Alexander Solzhenitsyn. La gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Un capriccio del tiranno che costa la vita a 150.000 persone. Quel canale l'aveva pensato proprio Stalin, il nostro condottiero. Un'idea magnifica, grandiosa. Forse però per alcuni quel lavoro fu troppo pesante. A consegnare la grande opera al popolo sovietico, Stalin in persona. Ma queste riprese sono una rarità. Stalin odia questo genere di uscite pubbliche. Le accetta solo perché rafforzano il mito del miracolo staliniano. Il dittatore lascia ad altre il lavoro sporco. Ad esempio all'uomo che è al suo fianco, Genrich Yagoda, il famigerato capo del commissariato del popolo per gli affari interni, l'NKVD. È lui che deve procurare gli schiavi. Il loro numero dipende dai piani dello Stato e questi li decide Stalin. Fino alla metà degli anni 30 i forzati che lavorano per Stalin sono 10 milioni. ...1932... Lontano dai grandi cantieri, nelle campagne regna il silenzio. Un silenzio di morte. Le campagne hanno perso la battaglia per la sopravvivenza. Per chi non viene spedito nei gulag, c'è l'incubo della morte per fame. La vendetta di Stalin è metodica. Le poche derrate alimentari che rimangono vengono assegnate agli operai dell'industria. La popolazione rurale è ridotta alla fame. Ricordo ancora la nostra vicina. Era una donna anziana. Veniva da mia madre e si lamentava. Niente pane sul tavolo. E guarda lì, Stalin sulla parete. Per gli ucraini è ancora peggio. Anche perché sono quelli che hanno avversato più di tutti le collettivizzazioni. È cominciato tutto a primavera, quando il mio fratellino più grande si ammalò improvvisamente. All'epoca, nella nostra aia c'era un pozzo, venivano a prendere l'acqua e ogni tanto entravano in casa per un saluto. Un giorno videro che mia madre dava a noi figli che stavamo bene un pezzetto di barbabietola, mentre a mio fratello malato non dava niente. Lui, poverino, si allontanò faticosamente dalla stufa dove dormiva perché aveva fame e voleva anche lui da mangiare. I vicini dissero a mia madre: «Su, dà qualcosa anche a lui». E mia madre: «No, devo cercare di salvare almeno quelli che stanno bene». Il mio fratellino cominciò a piangere e se ne tornò vicino alla stufa. Poco dopo morì. Quando il becchino arrivò, prese mio fratello e lo posò sul carretto. Poi afferrò anche mia madre e la mise insieme al piccolo, sebbene fosse ancora viva. Io cominciai a piangere, il becchino mi disse: «Piantala, non vedi che quasi non respira più? Non mi va di tornare anche domani». Anche l'arbitrio è parte integrante del piano del dittatore. Visto che l'unica salvezza rimasta è la fuga, la popolazione viene tenuta prigioniera nei propri villaggi. Stalin fa sbarrare le strade e sospende i collegamenti ferroviari. Milioni di ucraini si trovano in trappola.
Nel 1933, dopo un anno di fame, la vita è ormai insopportabile. Un mio compagno di scuola smise di venire alle lezioni. Dopo qualche giorno, il maestro ci disse di andare a trovarlo per vedere cos'era successo. Così facemmo. Eravamo quasi arrivati a casa sua quando i vicini ci dissero che avremmo fatto meglio a stare alla larga. Era successa una cosa terribile. I genitori erano impazziti per la fame e avevano ammazzato il nostro compagno. L'avevano fatto a pezzi, messo in pentola e se l'erano mangiato. Mentre in Ucraina 5 milioni di persone muoiono di fame, Stalin esporta 5 milioni di tonnellate di cereali. Solo chi la pensa come si deve viene premiato e ha qualche chance di sopravvivere. È l'altra Unione Sovietica. Si è formata la nuova élite. Alcuni funzionari godono di privilegi come vetture di servizio, villeggiature, addirittura una vita notturna scintillante. Per tutto questo sanno di dover ringraziare un uomo solo. Brindiamo alla salute del grande compagno Stalin, che ci guida nel fulgido cammino verso il comunismo. Na zdrovie. Gennaio 1934. Josef Stalin organizza il cosiddetto Congresso del Partito dei Vincitori. Più precisamente, un congresso in onore di se stesso. Il geniale Stalin, l'uomo d'acciaio, come lo chiamano adesso, è orgoglioso di quanto ha realizzato. Compiaciuto, si abbandona all'autocelebrazione. Ma i delegati acclamano anche qualcun altro. Il capo del partito di Leningrado, Sergei Kirov. Il nome di Kirov era molto familiare tra la popolazione. In un certo senso, era l'uomo nel quale speravano tutti. Sia gli apparati del partito, sia la grande massa dei lavoratori. E non solo a Leningrado. Dopo la corsa massacrante all'industrializzazione e le statalizzazioni imposte con brutalità, è Kirov che incarna le speranze in un comunismo più mite. E Kirov vince largamente le elezioni al Comitato Centrale. Per Stalin fu un trauma. Durante il congresso, Kirov era stato anche avvicinato da alcuni attivisti che gli proposero la carica di segretario generale. In pratica avrebbe sostituito Stalin alla guida. Kirov respinge l'offerta degli avversari di Stalin. Sfuma così l'ultima occasione di destituire il dittatore. Per Stalin è tempo di lasciarsi viziare con i regali. Quello dei doni è un rituale che si ripeterà ogni anno. Un nuovo modello di fucile di precisione. Stalin lo punta per gioco contro i membri del Comitato Centrale. Di qui a 3 anni, pochi di loro saranno ancora in vita. Leningrado, 1 dicembre 1934, ore 16. Sergei Kirov esce da una riunione del partito allo Smolny, il palazzo dove lavora. Contemporaneamente, attraverso un'entrata secondaria, il trentenne Dmitri Nikolaev si intrufola nell'ala dove si trova l'ufficio di Kirov. Alle 16:03, assassino e vittima si incontrano. Vengono esplosi 3 colpi. Kirov muore all'istante. Stalin si precipita a Leningrado, vuole dirigere personalmente le indagini. Dopo un colloquio a tu per tu con l'assassino in cella, Stalin pronuncia il suo verdetto. L'omicidio Kirov è opera di cospiratori trotskisti, ma è solo una montatura preparata a tavolino. Nikolaev intanto viene eliminato. Fu Stalin a far uccidere Kirov. Dopo il 17° congresso, Stalin vedeva in lui il suo maggiore rivale. E poiché per Stalin il potere era tutto, e non conosceva altro al di là del potere, egli aveva deciso che tutti i suoi avversari andassero eliminati. Prima però c'è da sbrigare un'altra incombenza. Il funerale di Kirov. Una solenne cerimonia di Stato. L'attentato a Kirov segna l'inizio di un'epoca di terrore incontrollato.
l'assassinio diventa un legittimo strumento della politica del regime. Per mascherare il tutto viene allestita una messa in scena che diverrà tristemente famosa. Il processo farsa. Lo Stato, e quindi Stalin, è rappresentato da Andrei Vyshinsky, spietato pubblico ministero al servizio del suo padrone. Il paese reclama a gran voce una cosa soltanto. Che i traditori e le spie che hanno venduto la patria siano ammazzati come cani rognosi. Dei delegati presenti al 17° congresso del partito, il 90% finì fucilato, proprio la percentuale che aveva votato contro Stalin. E poiché Stalin non sapeva esattamente chi fossero, per sicurezza li fece uccidere tutti. Non a caso lo chiamavamo uomo d'acciaio. All'inizio del 1937 l'impero sovietico è attraversato da un'ondata di paura. La violenza di Stato alza il tiro. Adesso colpisce indistintamente il popolo sovietico. Si scatenò un'ondata di isteria collettiva, la cosiddetta ossessione della spia. In questo modo divenne facilissimo arrestare e rinchiudere un numero impressionante di persone. Stalin scatena in tutto il territorio dell'impero russo una caccia all'uomo senza precedenti. Chi non denuncia neanche una spia diventa a sua volta un sospetto. La delazione è il primo dovere del cittadino. In quel periodo i delatori furono tantissimi. L'NKVD, ad esempio, reclutò il custode di tutti i condomini, il Dvornika. Doveva segnalare almeno 5 abitanti del suo stabile. Se ne avesse denunciati solo 4, il quinto sarebbe stato lui. Bastava che qualcuno raccontasse una barzelletta in un certo modo. Altre volte, se tra due persone c'era qualche ruggine, una si vendicava denunciando l'altra come persona inaffidabile. Chi era denunciato veniva subito arrestato, ma dopo un po' finiva dentro anche il delatore. Era come una peste che aveva colpito l'intera nazione, un'epidemia generalizzata di paura. La paura come forma di potere. La casa lungo il fiume. Un enorme complesso con vista sul Cremlino, residenza di funzionari molto in vista. Gli inquilini non sanno che ogni appartamento è pieno di microspie. Noi vivevamo... La polizia faceva arresti di continuo. Ci si gelava il sangue ogni volta che una vettura si fermava vicino all'ingresso dello stabile. Ognuno aveva paura che fossero venuti ad arrestare proprio lui. Gli sbirri dell'NKVD escono ogni notte, tutti alla stessa ora. Le 4 in punto del mattino. L'arresto era una liberazione. La fine dell'ansia, della paura. Uno si diceva, ci siamo. È successo. La Lubyanka, la centrale del terrore statale. Qui, come in tutte le prigioni del paese, vengono inventati i capi d'accusa ed estorte confessioni. Era il modo di procedere dell'NKVD. Prima si arresta qualcuno, poi un articolo o un comma si trova sempre. Se invece il comma non salta fuori, un paio di denti rotti e di solito la persona è pronta a firmare qualunque cosa. Sì, succedeva spesso. Se uno non confessava quello che gli si chiedeva, lo si costringeva con le botte. Con la violenza fisica finiva per confessare reati che non aveva mai commesso. Bisogna ricordare però che io ero un inquirente, non potevo dare pacche amichevoli sulle spalle, fare convenevoli o chiacchierare amabilmente con la persona che interrogavo. Il mio compito era fargli confessare tutti i capi d'accusa. Un lavoro scrupoloso, burocratico, efficiente. Al funzionario che mi interrogava dissi: «Mi ascolti, io non ho fatto niente, assolutamente niente.
E lui mi rispose lapidario, lo so. Ma a noi costa meno tenerla in prigione che continuare a pedinarla. Sue parole testuali. Il lago dei cigni di Čajkovskij, in assoluto il preferito di Stalin. Quando lo danno al Bolshoi, il dittatore se lo gode rilassato nel suo palco. Appena si spegne l'ultimo applauso, Stalin torna alla sua scrivania. Lo attende un lavoro criminale, la firma delle condanne a morte. Spesso sono diverse migliaia a notte. A volte gli elenchi sembrano troppo corti, allora, come in questo caso, annota: altri 6.000, non importa chi. Fosse comuni, testimonianze mute del terrore consumato. Questa è vicino Kiev, ma ce ne sono ovunque, in tutta l'Unione Sovietica. Tra il 37 e il 39, in tutta l'URSS, viene eliminato più di 1,5 milioni di persone. Il Grande Terrore. Uno sterminio di massa organizzato con precisione. Con una particolare predilezione per gli ex conventi. Anche il villaggio più piccolo è tenuto a rispettare la propria quota. Era come la quota di legna da tagliare. I dirigenti locali erano tenuti a rispettare delle quote minime di sterminio. Questo era tipico del terrore stalinista. Ufficialmente porta il nome del commissario del popolo Ježov. La Ježovčina diventa il simbolo del terrore contro il proprio popolo. Ježov, vantandosi, diceva: «Lasciatemi una persona per una notte e il giorno dopo sarà pronto a confessare di essere il re d'Inghilterra». Ježov è anche il regista del nuovo atto della campagna di terrore stalinista. Le deportazioni nei gulag in Siberia, in carri bestiame e in condizioni disumane. In ogni vagone venivano stipate 28 persone. Da mangiare ci dettero del pesce sotto sale, ma niente da bere. Stupidamente l'abbiamo mangiato, non immaginando che ci avrebbero lasciati morire di sete. E non c'erano nemmeno le toilette. Ogni giorno arrivano nei lager migliaia di deportati provenienti da tutta l'Unione Sovietica. Tra loro anche Piotr Demant. Demant ha percorso la cosiddetta Via della Morte. 3 mesi e 7.000 chilometri per raggiungere l'estremità orientale del vasto impero sovietico. Alla fine ci scaricarono a Nakhodka. Nakhodka si trova 26 chilometri oltre Vladivostok, il capolinea della ferrovia transiberiana. Scendemmo, o meglio, cademmo giù, o strisciammo fuori dai vagoni. Alcune guardie si misero tutte intorno a noi, mentre altre controllavano i vagoni per vedere se qualcuno si era nascosto dentro. Poi rimandarono indietro il treno. Direttamente nel campo di lavoro, i prigionieri non sanno cosa li attende. Ogni singolo lager e l'intero sistema dei campi di prigionia perseguiva in modo incredibilmente efficiente l'annientamento dell'individuo mediante il lavoro. Tutto funzionava con la precisione di un orologio. Il gulag era un'istituzione schiavistica senza precedenti. Alla fine di questo si trattava. Ma dovete anche capirmi, non potevo dire di no. Non era così facile sottrarsi a quel sistema. Eppure Baldaev disegna. Diventa a suo modo il cronista segreto del mondo orribile del gulag. Queste sono le uniche immagini provenienti dall'interno di un lager. Era un sistema cannibale nel vero senso della parola. Cannibale. La vita dell'individuo non valeva niente. Assolutamente niente. L'intero sistema si fondava esclusivamente sulla violenza, sulla menzogna, sul sangue e su una montagna di cadaveri. Le vittime del Grande Terrore vengono dislocate nelle zone più inospitali della Siberia. Lo scaglione di deportati in cui si trova Lev Razgon viene mandato a lavorare nelle foreste. Nell'autunno del 1938, in ottobre,
Eravamo ancora 517. A primavera del 39, ossia dopo un solo inverno, eravamo rimasti appena in 22. Nei lager gira una frase. Il grande Stalin non sa quello che succede qui. A migliaia scrivono al Vojd, al grande condottiero a Mosca. Stalin era la nostra unica speranza. Noi eravamo davvero convinti che egli fosse all'oscuro di tutto. Eravamo convinti che fosse un santo, il più santo degli uomini e soprattutto l'unico che potesse salvarci. Lo veneravamo e lo pregavamo come un dio. Consideravamo Stalin un padre eterno. La leggenda dello Stalin onnipotente e giusto crolla in uno degli angoli più inospitali del pianeta. Vicino al circolo polare, in questo deserto roccioso, senza alberi e vegetazione, milioni di deportati devono cercare l'oro. Kalima è una parola orribile, una parola che significa dolore, sofferenza, morte e tragedia umana. Scrive Tolstoi, nulla più delle sue prigioni descrive meglio l'anima di una nazione. Alla Kalima facevano arrivare sempre i prigionieri che servivano sul momento. Le richieste venivano sempre esaudite al 100%, ogni anno. Non era un problema se la gente congelava, moriva di fame o crepava di fatica. Loro sapevano che comunque avrebbero ricevuto subito i rimpiazzi. Una volta nei lager, i deportati vengono subito smistati nelle diverse miniere d'oro. Le condizioni di lavoro sono durissime. 10 ore sottoterra e una quota di produzione giornaliera disumana. 100 carrelli di pietrisco a turno per deportato. Se uno rimaneva parecchio sotto la quota, ossia faceva solo 70, 80, 40, 50 carrelli, 50 taschi in un giorno, non poteva rientrare al campo. Ti davano la razione punitiva, 200 grammi di pane e mezza aringa. E dovevi aspettare il turno successivo, serale. Se anche per allora non raggiungevi la quota, restavi lì e ti facevi il terzo turno consecutivo. Condizioni massacranti che provocano la morte di milioni di detenuti della Kalima. Vengono seppelliti in questi cimiteri, nelle immediate vicinanze della miniera. Nell'universo dei lager sono in pochi a mantenere la lucidità. Scrive il poeta Varlam Shalamov. Non avevamo né orgoglio né rispetto di noi stessi. Nessun sentimento umano come amore, amicizia e misericordia. Pensavamo che la morte non fosse peggio della vita. Nel lager vigeva solo un comandamento. Tu crepa pure oggi. Io cerco di vivere, anzi, di sopravvivere fino a domani. Vittima contro vittima. La durezza nei confronti dei compagni di prigionia è indotta dal sistema. Nei gulag, l'NKVD perseguiva con metodo la disumanizzazione dell'individuo. Trasformavamo le persone in bestie da lavoro, in animali, secondo un piano ben preciso, con la fatica, con la fame, con la tortura. Lo stato di allora funzionava in base al seguente principio. Un cittadino su 5 è rinchiuso nei lager e uno su 2 gli fa la guardia. Capisce? L'intera Unione Sovietica era un unico enorme lager. Fino al 1953, sotto Stalin, passano nei gulag oltre 40 milioni di schiavi. Più di 20 milioni sono morti.
Ma neppure questo intacca il prestigio di Stalin. È il trionfo del culto della personalità, una strategia costruita sull'apparenza, curata nei minimi dettagli. Una messa in scena per far credere alle masse che Stalin non ha niente a che vedere con il terrore. Il grande terrore ha fine nel 1939, ma le purghe continuano. Giorno dopo giorno vengono uccisi migliaia di presunti avversari del regime. Tra loro, 30.000 ufficiali. Ma il dittatore ha ancora un conto aperto da regolare, Lev Trotsky. La longa manus di Stalin arriva fino in Messico, dove Trotsky vive in esilio. Il ricordo che ho di Mercader è quello di una persona leale, cordiale, affettuosa. Fu abilissimo a recitare la sua parte. Nessuno avrebbe mai immaginato che stesse preparando un attentato. Un attentato che prepara da tempo, secondo il piano del capo dell'NKVD Ježov, l'uomo sulla sinistra. Ramon Mercader, nel 1937 veste i panni di un romantico Romeo allo scopo di conquistare Silvia Agelov, sorella della segretaria di Trotsky. Nel 1939 la coppia va a vivere vicino alla villa di Trotsky. Mercader diventa ospite gradito nella dimora dell'esule sovietico. Fino al 20 agosto del 1940. Quando Mercader si presenta all'ingresso, dopo la siesta, il corpo di guardia che vigila nel fortino di Villa Trotsky non sospetta nulla. Mercader arrivò con la scusa di far vedere un articolo a Trotsky. Entrò nel suo studio, si tolse il cappotto e il cappello e si avvicinò a Trotsky per farglielo leggere. Trotsky si sedette, ma non aveva nemmeno cominciato a leggere che Mercader tirò fuori da sotto il cappotto una picozza con la quale lo colpì alla testa con furia incredibile. Trotsky si alzò dalla sedia e cominciò a lottare con Mercader, lanciando un urlo straziante che risuonò in tutta la casa. Corremmo tutti a vedere. Quando entrai in biblioteca, vidi mio nonno a terra, in un lago di sangue. Trotsky muore il giorno seguente. Il suo assassino viene condannato al massimo della pena, 20 anni. In ogni angolo dell'impero sovietico, chiunque sia considerato un avversario dal tiranno viene inesorabilmente eliminato. Una logica a cui Stalin non rinuncia nemmeno negli anni della guerra contro la Germania nazista. Stalin non aveva paura dei nemici esterni. Quelli che temeva davvero erano gli avversari interni. Stalin si sentiva minacciato solo dal suo popolo, che disprezzava profondamente. Ma il dittatore esce vittorioso anche nella battaglia contro il nemico esterno. Il popolo può tirare un sospiro di sollievo. Il generalissimo Stalin, come viene chiamato ora, è all'apice del potere. Il mito del salvatore della patria infiamma molti dei suoi sudditi. Gli stessi contro i quali sta già cercando un pretesto per scatenare una nuova campagna di terrore. Secondo Stalin, i suoi avversari potrebbero interpretare la concessione di un po' di libertà come un segno di debolezza e approfittarne per eliminarlo. Stalin ha sempre condotto campagne repressive. All'inizio contro i kulaki, i trotskisti, i seguaci di Sinofiev. Poi trovò altri cosiddetti nemici. Insomma, c'era sempre un gruppo di persone da togliere di mezzo, da rinchiudere. Dopo la guerra lanciò una nuova campagna, stavolta contro gli ebrei. Sono il nuovo bersaglio di Stalin, gli ebrei. A migliaia, docenti universitari, artisti, professionisti, vengono spediti nei gulag, l'elite intellettuale della Russia. Il loro reato, essere cosmopoliti.
Mio padre, ad esempio, fu accusato di avere contatti con Joint, un'organizzazione di ebrei americani. Una delle prime domande che papà ci fece quando tornò dal lager fu: ma che roba è questo Joint? Io in America non ci sono mai andato. In Inghilterra sì, ma come medico di una delegazione sovietica delle Nazioni Unite. Poi nient'altro. Mentre il dittatore si riarma per la guerra fredda, verso la fine del 52 mette in giro una voce. I medici del Cremlino avrebbero ordito un complotto per assassinare i maggiori dirigenti del paese. I congiurati sarebbero tutti ebrei. Il processo contro i medici del Cremlino di solito viene considerato dal punto di vista dell'antisemitismo. In realtà il gruppo dei medici del Cremlino serviva soltanto per dimostrare al popolo che anche le persone di cui ci fidiamo ciecamente sono capaci non solo di guarirti, ma anche di avvelenarti. È sempre la stessa strategia: scatenare l'isteria collettiva e procedere all'ennesima epurazione. Se Stalin fosse vissuto ancora un po', molto probabilmente sarebbero stati arrestati e fatti fuori Molotov, Mikoyan, Voroshilov e sicuramente anche Beria. C'erano già stati chiari segni in questo senso. Poi sarebbe toccato ad altri, perché Stalin stava preparando un'altra grande purga generale. Non ne avrà il tempo. Il 2 marzo 1953 il dittatore russo viene colpito da un ictus nella sua dacia. Gli stretti collaboratori non muovono un dito per salvarlo. Il fatto è che avevano paura che Stalin si accorgesse di essere stato visto in quelle condizioni, steso per terra in un lago di piscio, scusi l'espressione. Temevano ritorsioni per essere stati testimoni di una situazione così umiliante per il capo. Joseph Stalin muore il 5 marzo 1953. Nella folla in lutto, molti credono ancora al mito del condottiero giusto e benevolo di tutti i popoli sovietici. Per molti è così anche nei gulag. Quando sapemmo della morte di Stalin, fummo colti da una sensazione di insicurezza. Ci chiedemmo: e adesso? Non provammo né sollievo né gioia. Quel giorno feci un giro per il lager, ringraziando Dio per la morte di Stalin. Contenere la mia gioia sarebbe stato rischioso, manifestarla apertamente. Avevamo tutti molta paura, tenevamo la bocca chiusa e non mostravamo nessuna emozione, nessun sentimento, a parte il dispiacere. Pensavamo che ci avrebbero eliminato. Stalin era morto e anche noi dovevamo morire. Con Stalin muore un tiranno sanguinario che ha ucciso milioni di persone. L'esecutore di un'utopia disumana, destinata a naufragare miseramente.